Caro sindaco, scusi il disturbo. Sono una cittadina amareggiata e disgustata dai frequenti e brutti fatti di cronaca cittadini. Quasi ogni giorno qualche povera donna viene derubata del borsellino, in tram e particolarmente nell'atto di fare la spesa al mercato assiepato di gente. Le erbivendole di Porta Palazzo frequentemente ci segnalano la loro presenza, mormorando «Attenzione che ia darera, ai epidlader che cliente». Quello che stupisce in questa triste vicenda è la permissività con cui questi malfattori meridionali, spesso di 10-12 anni, agiscono con tanta sicurezza. Sorge il sospetto che essi paghino una tangente a qualche papavero per la loro protezione. I borsaiuoli ormai hanno rifornito parenti, amici e conoscenti per almeno 7 generazioni. Mi permetto di suggerirle di sostituire la targhetta tranviaria «La bestemmia è un reato», visto che a Torino non si bestemmia, con la targhetta «Il borseggio è reato, attenti ai borsaioli», su tutti i tram, visto che il furto è sempre in aumento. Siamo pieni di grazia e di bontà, mettiamo i limoni col sorriso e armonia, la gente contenta e bambina. Due carte da 1000, pagando subito. Roba che non serva questa, ma questo serva al bersagliere. Cosa? Questo serve? Ah, questo. Dai, non serva roba da poco. Ce n'è ancora? Sì. Questo serve a niente. Anche la luce hai, eh? Anche questo, guarda lì, tanta roba che hai. Ce n'ha più, Massimo? Non ce n'ha più. Cosa vuoi sapere, Massimo? 3000. Te ne do 1000. 2000. Ti do 2000, subito allora. Ecco. Sì. Oh! M'ha fregato, Massimi. Ho pur di sì. M'ha fregato. Ah. 2000. Sono 2000. Va bene, 2000. Non fischia. Come non fischia? No, è questo quello che fischia. Questo qua. Vi saluto a tutti. Ciao. Sì. Arrivederci. No, comunque ci sono. Se volete vedere qua, c'era uno per famiglia. Arrivederci. Stia bene. Salute. Buon lavoro. Domani il telefono per quella cosa. Bambino. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Abbiamo fatto delle scelte, ritengo che siano state scelte giuste, soprattutto dopo 5 anni di esperienza. Abbiamo investito soprattutto nel settore dell'infanzia, della scuola del preobbligo, per creare le condizioni che i bambini che oggi hanno 3 anni, che fra 10 siano diversi dai loro fratelli maggiori, ecco, che abbiano però la condizione reale per poter essere diversi. Questa scelta ha significato la scuola a tempo pieno, vuol dire avere il bambino a scuola dal mattino alla sera. Arte e mondo contadino, mostra didattica. L'estate ragazzi, tutte le iniziative che abbiamo preso per i giovani, i punti verdi, settembre musica e non solo per i giovani, cioè tutte quelle occasioni per consentire ai torinesi, anche ai nuovi venuti, ma che sono torinesi, che
si sono insediati qui, che lavorano qui, che producono qui, ecco, avere occasione di incontro, cioè che la gente reimpari in una città un po' disumanizzata a conoscersi, a confrontarsi, a frequentarsi e non vivere da isolati. Io dico sempre che Torino, con questa crescita tumultuosa che ha avuto, oggi è in buona parte una città di provvisori, una città di sradicati. Abbiamo bisogno che, come le piante, rimettano le radici. Siccome questa è la loro città adesso, abbiamo bisogno che tutti quelli che sono venuti, quei 500.000 ad esempio, che sono venuti dal sud, possano non solo inserirsi, integrarsi. Questo non dico che devono diventare torinesi, imparare il dialetto, cioè verrà fuori un'altra cosa. Cioè, noi oggi possiamo dire, senza enfatizzare niente, senza peccare di ottimismo, che sarebbe fuori luogo in una città così tormentata come Torino. Non dimentichiamoci che questa è stata in questi anni la capitale anche del terrorismo. Ma ecco, abbiamo già dei primi dati confortanti. La delinquenza minorile in questa città negli ultimi anni è diminuita. Cioè, tutta una serie di episodi di piccolo teppismo, di piccolo violenza, di vandalismo domestico, come è stata definita dal presidente del Tribunale dei minorenni, ha avuto una caduta. E questo è il segno che si può andare avanti senza accettare quella logica terribile secondo la quale lo sviluppo comporta degrado. Noi diciamo che la città può svilupparsi, può crescere, migliorare la propria qualità, la qualità della vita dei cittadini, senza avere questi danni a livello degli uomini. E noi riteniamo che soprattutto le nuove generazioni, quelle che si formano in questi anni, saranno quelle che potranno godere di una città sicuramente diversa da quella che è oggi. Palazzo non è solo uno dei più grandi mercati d'Europa e d'Italia, è anche e soprattutto una volta, adesso di meno, era anche il mercato dove uno doveva venire a cercare lavoro. Ad esempio io per cercare lavoro, quando sono venuto, sono andato lì con mio padre, una domenica mattina appena sono arrivato, mi hanno portato lì e mi ha fatto vedere gli altri, ha chiesto a quelli là che c'erano già anche gli altri paesani, calabresi, siciliani. Mi hanno visto, no? Mi hanno toccato così, mi toccavano, mi hanno visto che, ero troppo magro, e hanno detto a mio padre, no, questo qui dove deve andare a lavorare. Girate, sono andato in una boita, no? Cos'è la boita? È una delle quelle piccole officine che una volta ce n'erano tantissime, no? Per chiedere di un lavoro, così. Quando poi mi voleva prendere, no? Poi mi ha detto, da dove vieni? Ho detto, ma io sono di Foggia, della provincia di Foggia. Allora mi fa, ma allora vai a chiedere lavoro a Di Vittorio. E mio padre poi mi ha detto, ah, dice sì, non ti credere che quelli là di qua, i padroni di qua sono meglio di quelli là che sono giù. Anzi, questo perché? Perché eri foggiano? Lui quando mi ha dato questa risposta evidentemente si riferiva al fatto che Di Vittorio era di Cerignola, quindi era un foggiano, quasi un paesano, e in quel periodo là ero responsabile sindacale, che era la nazionale della CGL. No? Io mi ricordo di averlo visto nel 52 la prima volta al mio paese. Mi ricordo che mio padre mi teneva sulle spalle per farmelo vedere un pochettino. Era una figura di un compagno che è indimenticabile proprio. Anzi, vorrei aggiungere che nessuno può paragonarsi a quello che è stato Di Vittorio, all'uomo che è stato, alla fiducia che dava dalla gente. Era proprio un familiare per tutti, era un uomo del popolo, veramente. Era un bracciante. Vedi, di sopra abitavo io. Appena sono arrivato a Torino, quella è stata la mia prima casa. Però nonostante tutto, io sono, ormai mi sono sposato, sono andato via, però non ho mai dimenticato questi posti qua. Sono sempre molto legato a Porta Palazzo, io e Di Vittorio. Ma io vedo che qua, cioè, abitano ancora gente, anch'io abito in una casa sotto giù un po' come qua, dei fabbricati così, ma vedo che non è che sia cambiato molto da allora. Sì, è vero. Però tu devi tenere presente che intanto le cose non è che possono cambiare dall'oggi al domani. Tieni presente soprattutto dell'eredità che questo comune, questa giunta ha avuto. Una volta tra di noi non c'era niente, c'era solamente che
ognuno pensava per fatti suoi, ognuno cercava di arrangiarsi, ecco. Oggi, ecco, la differenza qual è da oggi a quello di quando sono arrivato io, è che voi potete fare riferimento al partito, alla sezione, al SUNI, al sindacato, il centro d'incontro c'è, riesce a aggregare parecchi ragazzi, ragazzini, cosa che noi non avevamo. Sai, una volta quando qualcuno ti chiedeva dove abiti, io dicevo a Porta Palazzo, voleva dire essere un delinquente. Mentre oggi è molto diminuita questa statistica alla mano, provato che Porta Palazzo non è più quel serbatoio di delinquenti che era una volta. Quindi queste strutture qua servono. E non è vero che la gente mica nasce delinquente, così può anche diventarlo. E poi il problema dei cupi qua, dei finocchi, no? Io ricordo anche a me, no? Venivano vicino, sai, ti diamo 2.000 lire, 3.000 lire, o ti pago il cinema, o uno diceva, sai, vieni, ti porto dal barbiere, ti fai bello, ti taglio i capelli. Ce n'è ancora tantissime di questo genere. Ah sì, certamente. Cupi, ma certo che girano per la città, che vanno in cerca di questi ragazzi. Ma... beh, certamente che ci sono, noi non è che li vogliamo eliminare, no? Perché io non voglio dire che i cupi non devono più esistere o non ci devono più essere, che ci esistono pure, però andare con un ragazzino, approfittare che questo qui magari ha bisogno di 2.000 lire perché la sua condizione familiare, perché non lavora, qua e là, è quello, no? E non è detto che poi tutti quanti ci devono andare per bisogno con un cupio, no? Uno se vuole andare per piacere che ci vada pure. Io sono un ragazzo, mi chiamo Rita. 34 li faccio di un giorno 10. Senti, hai anche qualche cliente donna? No, non mi piace andare. Non ti piacciono? Le cose storte non ti piacciono? Non è un momento, altro lato, hai detto le cose storte. Senti, per la gente le cose storte le faccio io. Giusto? Allora se andassi con una donna sarebbe una cosa giusta. Caro sindaco, lei è primo cittadino, quindi responsabile dell'andamento della moralità di tutti i cittadini. Chiedo come si possono permettere certi film che da Roma e Milano vengono ad imbrattare la nostra gloriosa Torino. Più che film di violenza, sono film di nudismo e di ogni atto che lascio immaginare a lei che è persona istruita. Tutti dicono che fa schifo, però per curiosità tutti ci vanno. Decine e decine di cinema con le luci rosse del peccato. Io stesso ho voluto vedere perché tanto sentivo parlare. Da vergognarsi al buio. Il sindaco dirà non siete obbligati a vederli. È vero, ma si è più portati al male che al bene. Quindi l'amministrazione deve provvedere. Bisogna un po' sfatare questo modo di pensare che il sindaco può tutto e fa tutto. Io ritengo che in questi anni noi abbiamo cercato di essere vicini ai cittadini, facendoci carico anche dei piccoli problemi, perché è dai piccoli problemi poi che nascono certe tensioni, certi stati d'animo, certi anche comportamenti. Però spieghiamo, cerchiamo di far capire alla gente che il problema individuale va visto e collocato nel problema della collettività. Bisogna riuscire a stabilire un rapporto, ecco, intelligente fra l'uno e i molti, perché se no ognuno di noi è portato solo a vedere le proprie esigenze, i propri problemi e non vede più quelli del vicino. Nel momento in cui ha risolto i suoi, quelli degli altri diventano un fastidio, diventano un problema negativo. Io potrei citare molti esempi, non so, durante le lotte, durante gli scioperi, operai che sono venuti in municipio per fare dei documenti e che scoprono che l'anagrafe è ferma perché c'è lo sciopero dei dipendenti comunali, allora vengono dal sindaco a protestare perché non hanno potuto avere quel documento di cui necessitavano, allora li invito a ritornare il giorno dopo e mi dicono no, noi domani non possiamo tornare, perché? Perché oggi noi facevamo sciopero, quindi era legittimo il loro sciopero quel giorno lì, ma non era legittimo quello dei dipendenti comunali. E quindi in una città come la nostra, dove vi è stato questo tumultuoso sviluppo, questa crescita, ecco, molta gente si sente sola e quindi non ha dei punti di riferimento, dei punti d'appoggio anche, che magari nel paese d'origine, nel sud, aveva in uno stato di necessità i parenti, gli amici, i conoscenti, quelli del quartiere, quelli del caseggiato. Qui la gente praticamente non si conosce più, invece noi dobbiamo far capire alla gente che si può vivere assieme. Oh,
non si dorme a quest'ora. Cosa c'hai? Che stai male? Dai, svegliati. Oh, dai. Andiamo, uffa. Alzati, che t'ho detto. Tirati su, ti aiuto io. Tirati su, non si dorme in mezzo alla strada. Oh, signore. Caro sindaco, desidero informarla su fatti gravi che minano la salute pubblica, fisica e morale, specie tra i giovanissimi. Sono la madre di uno di loro e passo giorni di incubo a causa di mio figlio, che ho scoperto che si droga come tanti suoi compagni. Con la madre di un compagno di mio figlio, nelle stesse mie condizioni, siamo riusciti a sapere che lo spacciatore si è apposta davanti alla scuola con una vecchia 500. È un ragazzo alto, clauticante, che possiede 2 o 3 passaporti e una pistola con la quale minaccia i ragazzi per assicurarsi il silenzio e precisando che può ucciderli in qualunque momento perché la pistola è munita di silenziatore. Spero il sindaco voglia prendere provvedimenti affinché i nostri figli non finiscano vittime di tali loschi individui. Ma non solo lì, cioè, Torino è piena, no, di sta gente che spaccia. Ma io, cioè, ero in collegio, no? E in collegio girava del fumo, no? Dell'hashis. E lì ho cominciato a fumare, no? Un collegio di preti a Giaveno, Salesiani, avevo 12 anni. Poi mi hanno buttato fuori dal collegio, sono andato a casa e i miei mi hanno accettato in un modo proprio ridicolo, no? Cioè proprio tenendomi lontano, no? Dai fratelli, perché pensavano che io volessi coinvolgere anche i miei fratelli, no? Cioè drogare anche mio fratello e mia sorella, no? Però poi, cioè, sono scappato di casa, a 13 anni avevo, no? E sono andato così in giro per l'Italia, no? E in giro per l'Italia ho conosciuto gente che si bucava. Allora ho cominciato a bucare anch'io. Ho cominciato a bucare e adesso sono 8 anni che buco. È proprio tutte le mie esperienze sono state tutte esperienze negative, no? Perché oltre al fatto dell'eroina, poi c'è stato il fatto della prigione, perché per comprarmi l'eroina dovevo andare a rubare, no? Dopo il carcere minorile sono uscito e sono andato in ospedale per disintossicarmi. Un ospedale, un manicomio. Fate bene, fratelli di San Maurizio Canavese, no? A questo ospedale, questo manicomio, diciamo, mi ha messo in mezzo ai matti, mi tenevano tutto il giorno imbambolato, no? Che io ero ridotto così, a camminare, a strisciare, non ero più niente, vegetavo, no? Però vedi, ormai passando 8 anni in mezzo all'eroina, non riesco a uscire, è inutile. E non saprei in che modo riuscirei ad uscire. Adesso io vedo ai giardini in cui vado io, i giardini Cavour, che ci sono dei ragazzini, 13 anni, che iniziano a bucarsi. Ecco, a uno di quei bambini, tu dovessi parlargli, fosse un tuo fratello, che gli diresti? Gli direi, gli parlerei, cioè gli racconterei proprio tutte le mie esperienze sull'eroina. Gli direi che ti porta via la vita, cioè, ti porta a essere vigliacco, ti porta a essere una carogna, ti porta a essere un bastardo. Io ero così, infatti ho fregato tutti, anche i miei amici più vicini li ho fregati. Per procurarmi l'eroina ho fatto cose bruttissime, quindi dobbiamo controllare se c'è qualche losco individuo che faccia dei scherzi o meno. Per esempio, non so,
quando vengono con quegli opuscoli delle figurine di propaganda, stiamo attenti chi è che viene qui, in sostanza che le cose siano più socievoli e più anche sicure per i bambini, ecco. Dunque noi siamo pensionati in servizio, che si è assunto il comune in conformità alla vigilanza scolastica, anche per ragioni, diciamo così, sociali. Noi riteniamo questo servizio sia anche utile, perché è una cosa bella per i bambini, una più sicurezza nell'uscire dalle scuole, nell'entrare, ecco. C'è una certa sicurezza anche dei genitori, che ci siamo noi che guardiamo all'ora che passano, nel suo tempo che non ci siano gente che sono malintenzionate. Tante cose, è vero che... Certo, sono contentissimo. Quei soldi mi potrò mangiare una pizza. Chi è che paga? Io. Andiamo, Massimo. Massimo, c'è una barzelletta, uno entra dentro il bar, dice mi dà un e il cameriere dice scusa non ho capito, mi dà un ni. Questa qua il barista va a chiamare il direttore, dice scusa il barista non lo sa come, allora dice il direttore mi scusi, non lo può ripetere, mi dà un ni. Il direttore non capisce, va a chiamare un altro barbuziente, no? E dice io ti pago e deve parlare con quello là, non ho capito niente, allora va a parlare così, ecco. Adesso dice il direttore adesso dimmi cosa ha detto, mi dà, ha detto ni. Finita. Quant'è? 4.400. Allora c'è un signore che va dentro il bar, no? E ordina un cappuccino. Allora il cameriere glielo porta, il signore beve il cappuccino, però mentre il cameriere va per ritirare i soldi gli sparisce il piattino. Allora il cameriere si incava, dice, poi già prendo i piattini li devo pagare tutti io. Allora il giorno dopo gli porta il cappuccino senza il piattino. E il sardo, che è un sardo, lo guarda di brutto e fa, e allo biscotto. Nano, oggi ti vengo a prendere a casa. Come ti chiamano, Silvio? Nano. Perché? Picco. Perché sono picco. Quanti anni hai? 16. Papà che fa? Muratore. Mamma? Non ce l'ho. Una volta un bambino che si chiama Mimmo è venuto a vendere le... No, mi sembra le patate. Un po' di merda. Un biscotto! Ciao, senti un po', vieni qua, vieni, e cosa stai facendo? Stavo prendendo la radio.
Questa è mia madre, questo è mio papà, questo è mio cognato. Comana, zia, e i nonni, la comana, il nonno. Sono due femmine e cinque maschi. Lei ha una famiglia di cinque maschi, no? Uno poi è morto e sono quattro maschi. E non ha fatto niente. Non ha fatto niente, due, tre amici lì hanno solo guardato un vespino. Magari l'hanno toccato, diciamo, no? Poi l'ha visto un padrone lì, si è messo a gridare. Poi si è trovato un poliziotto in borghese a passare e l'ha sparato due colpi, l'ha sparato. Uno l'ha preso in fronte e un altro l'ha preso alle spalle. E l'ha ammazzato come un cane, così, senza fare niente. E adesso? E adesso? A due o tre passi di distanza, proprio. E adesso questo qui è in giro, perché la legge italiana. Se ammazzo un sbirro, stanno 30 anni. Quando un sbirro ammazza un altro, non c'è niente, perché la legge la fanno loro, comandano loro. E lascia che avanti così, tanto stanno nella merda. Figlio di Granda Portana. Adesso come si trovate qua? Sertolino, ci troviamo male perché per quello che è successo. E per quello che è successo anche ai miei figli pure, che stanno pure, c'è anche dei gente pure in galera. Perché una volta, da quando ho ammazzato mio figlio, la polizia mio figlio l'ha preso 4-5 volte così, lo vedeva per la strada, lo prendeva, lo dava una botte e se lo portava lì in questura. Poi la sera, lo lasciava, andava lui, che cosa fa? Non aveva fatto niente. E allora lo portavo qui, poi dopo 2-3 giorni lo trovavo di nuovo perché mio figlio c'ha la faccia bruciata, no? Perché Vincenzo quando abbiamo venuto qui si è bruciata la faccia con gas, allora... La polizia adesso lo conoscono, si vede subito, dice quello è Masottino. Anche se ne fa niente, lo prendono, lo portano lì, lo danno le botte e poi lo lasciano quando vogliono loro. Pure l'altro più grande pure, anche in galera, Torino pure, lì. L'hanno preso senza far niente. Quel giorno lì stava giocando al biliardo, corso Giulio Cesare, lì. È arrivata la polizia, là. E se ne dà la colpa a Torino. Era stato a Torino per un paio di guanti che rubi il suo amico, era stato a Torino per 2 anni. E 8 mesi. Siamo ischiati. Poi la sera lo lasciava andare lui, che cosa fa? Non aveva fatto niente. Sono capace di fare arrestare anche se tu non hai fatto niente, perché a noi, proprio, tutti i torinesi, a noi, i meridionali, non ci possono vedere. Forse che siamo come i cani. Siamo. È stato sempre così, sta. Mai una persona non potete in tasca, mai, perché non a cazzotti e calcio. Ce l'ha saputo in Spagna. Mai! Loro venivano sempre qua sopra a cercare delle armi. Mai! Hanno trovato. Ma quando è nata poi di qualcuno, mai un fuggito una persona. Perché rubo in mano. Vediamo la gente che mettiamo su che vite e ci mangiano. Sempre per le mani. E non tradimento. Davanti, per la faccia a faccia. Pure un poliziotto, un vedi che io. Un succhio sano sano, non uno. Un bacino sono vecchio, bimbo scatto sotto i piedi, bimbo, bimbo mangio. Beh, sta calmo, eh. Alla mondia, sta scappando. Stai zitto, ma. Dai, altro. Sta zitto, ma. Sì, che stiamo dentro la casa. Questo qua è Michele, che ci ho fatto i grandi niente quando è morto. Era poi il figlio più bravo della famiglia, era proprio. Era sezionata a me. Sono a te, sono. Al funerale sono andate bene, il funerale, perché abbiamo fatto un funerale, diciamo, abbastanza bene. No, abbiamo messo la musica. Ed tutti gli amici che sono venuti, diciamo, erano quasi un 3.000, erano. E la gente se ne è fatta meraviglia, dice, ma chi è che è morto? È possibile, dice. Stava la musica, solo una macchina per portare tutti i fiori, come fosse un figlio del Signore.
banali. Certo che rompono però, e sono venuti qui, ci hanno sporcato le case, la città non è più quella di una volta. Pochi giorni fa mi è successo un episodio che un autista ha scaricato da noi delle pezze e ce l'aveva molto con questi meridionali che non facendo niente le occupavano la piazza e non lo facevano passare a lui che doveva lavorare, mentre loro sono dei perditempo e per di più si è girato verso di me e mi fa sti mangia savun, che mangia sapone vorrebbe dire, ce l'hanno per il fatto che Garibaldi quando è sbarcato in Sicilia avrebbe lasciato delle saponette, questi meridionali ignoranti se le sarebbero mangiate piuttosto che lavarsi la faccia come persone umane, perché ce l'hanno col fatto che sono anche sporche. Allora io sono venuta su dicendole, guardi che io sono meridionale, sta offendendo anche me. Mi fa, ma lei come donna può piacermi, ma non certo come meridionale. Aggiungiamo però che chiaramente non è che tutti i piemontesi la pensano in questo modo. Ormai si può dire che il meridionale a Torino è un cittadino normale, a differenza di 10 anni fa. E tanto è vero, lo dimostra anche che molte coppie a Torino sono di meridionali e settentrionali, con figli e... Io sono dalla Torino. Da famiglia borghese? Da famiglia torinese e borghese. Senti, sei operaio qui? No, insegno. Che insegni? Insegno storia nel 150 ore. Come ti sei innamorato di un meridionale? Che ci hai trovato? Sono il mito della classe operaia. No, sì. Non l'ho conosciuto a scuola. Andavate a scuola sì? No, io insegnavo e lui seguiva i corsi come sindacale. Senta, tu adesso sei una famiglia meridionale o settentrionale? Come la senti? Forse diversa da come anche nell'aspetto della famiglia tradizionale, così come al sud, no? E con la famiglia diciamo che io avevo sempre sognato, una famiglia aperta, diciamo che ha un'impronta meridionale sotto certi aspetti e settentrionale sotto l'altro, però è giusto che sia così. Questa impronta meridionale la dà pure al bambino oppure? Il bambino porta alcuni aspetti che sono della cultura meridionale per quanto riguarda la sua vivacità, la sua creatività, e invece ha un aspetto della cultura così piemontese per quanto riguarda la sua saggezza, che è un po', diciamo, la cultura che ha sua madre. Senti, tu cosa hanno detto quando ti sei messo con un meridionale? Con un meridionale niente, con un operaio qualche cosa. Che hanno trovato da dire? Ma non era molto d'accordo sulla scelta di vivere con un operaio. E molte cose sono cambiate in questi 10 anni. La Fiat una volta condizionava proprio l'operaio dentro e fuori la fabbrica. Aveva fatto una città su immagine e somiglianza. E credo che anche tu avrai visto, in questi anni abbiamo avuto problemi che andavano dall'organizzazione del lavoro, problemi della professionalità, alla difesa della democrazia in fabbrica. Quanti fatti sono successi in questi anni? Dalle bombe di Piazza Fontana ad oggi, il terrorismo, ultimo aspetto, no? Abbiamo avuto qui alla Fiat dei fenomeni di provocazione. Queste realtà tendono a dare un'immagine della classe operaia distorta e quindi diciamo che il padronato, alcuni dirigenti usano questa situazione, la usano per fini personali o per fini aziendalistici, perché la sua finalità è i maggiori profitti. Noi abbiamo fatto delle grosse battaglie, però il Comune in questi anni ha fatto delle grandi iniziative, sia sull'aspetto culturale, sia per quanto riguarda l'aspetto politico e sociale. Prima certe decisioni si prendevano in corso Marconi per quanto riguarda la città di Torino. E oggi bisogna dirla con forza, queste decisioni non vengono più prese dal gruppo dirigente in corso Marconi, ma queste decisioni vengono prese a Torino per quanto riguarda la città dal Palazzo Civico di Torino.
caro sindaco, sono residente a Torino dal 69, attualmente coniugato e non ho ancora trovato una casa. Abito insieme a mia madre, dei 9 figli, 3 donne e 6 maschi. In una camera dormiamo noi, 6 uomini e un'altra in 5, cioè mia madre, le mie 3 sorelle femmine e mia moglie. Mi trovo nelle condizioni che sono sposato e ancora non so cosa vuol dire dormire una notte insieme a mia moglie. Mi rivolgo con animo fiducioso a voi per il mio caso, cioè di trovarmi un alloggio all'oggetto dove sta tranquillo con mia moglie e non dar disturbo alla mia famiglia che sono già in nove. Tutto per ragazze madri. Ma sei tu, c'hai un bambino? Un bambino, 16 mesi. Però sono stanca di stare in questo istituto, sai. Ho sempre il solito problema della casa che non riesco a trovare. Il problema della casa è il problema più drammatico, è il vero problema di Torino, è una cosa che è un problema di tutti quanti. Perché vedi, la vita in comunità ormai è diventata impossibile, ormai il bambino è grande, non può più continuare a vivere lì dentro, capisci? Un altro po' non riconosce neanche la propria madre, perché appunto, essendoci altri ragazzi, chiama mamma chiunque. Io potrei consigliarti di iscriverti a una cooperativa, si chiama la Di Vittorio. Perché... Lo so, ma vedi, io non posso magari disporre di tanti soldi, iscrivermi a qualcosa. No, ma è una cooperativa indivisa, non è una cooperativa a riscatto. Tu vai, basta che ti iscrivi, io ti dico dov'è, in via Gioberti 31. Insomma, ti accompagno io, ti faccio iscrivere a questa cooperativa. Tu paghi solo 15-20 mila lire l'iscrizione, no? E poi non devi pagare milioni, solamente quando è il momento che ti assegnano l'alloggio devi pagare 2 o 3 mesi di cauzione. È soltanto da settembre che sono qui nel villaggio e prima abitavo al Borgo San Paolo e l'hanno venduto l'alloggio e io ero sfrattata con l'età che ho. Pensate che ho già compiuto 76 anni, vado per il 77. Qui il sindaco, per conto mio, è una gran brava creatura, perché ci ha dato il terreno. Noi abbiamo fatto la casa e per 99 anni è nostra. Qui abbiamo la gioventù, abbiamo l'età media, tutti lavoratori. L'indivisa significa avere in uso per tutta la propria vita un alloggio. Senza esserne proprietario. È una forma più avanzata di proprietà, non la sua negazione. Cioè si tratta per la prima volta di dire usiamo una casa così come usiamo gli ospedali, così come usiamo le scuole. Cioè usiamo una necessità che non per questo debba essere per forza di cose proprietà individuale. Il primo tentativo è che le strutture collettive siano gestite dai soci e usate collettivamente. Di qua la necessità di creare i gruppi di lavoro. Le donne si trovano, discutono i vari problemi che sorgono nella scala, nella casa, litigano, discussioni per i figli. Già anni prima di venire dentro ci siamo costruiti delle strutture che ci hanno permesso successivamente di partire non da zero, ma di partire già con qualche cosa di costruito, pur non avendo ancora la casa. Perché qui almeno una parte degli iscritti, nelle riunioni che facevamo quando qui c'era ancora il fango, le case erano ancora da finire, andavamo avanti fino all'una, alle due delle volte per discutere dei nostri problemi. Questo è uno degli aspetti più interessanti della cooperativa. Cioè abbiamo creato praticamente con lo sforzo di tutti quanti. Noi, io ormai lavoro la Fiat, posso pagarmi l'affitto fuori, capisci? Perché il mio problema con l'alloggio è abbastanza grave. Lavoro alla Fiat, meccanica, sono 9 mesi che lavoro là dentro. Il lavoro è abbastanza buono, non mi posso lamentare perché non è che sia pesante. Ovviamente è sempre una fabbrica, speravo di fare qualcosa di meglio, ma non si può perché gli orari me lo impediscono, mi sarebbe piaciuto fare la tastiera, la commessa. Finisco di lavorare alle 4 e un quarto, devo prendere 3 pullman per arrivare qui alle 5 e mezza, diciamo. E mi occupo del bambino, però dedico poco tempo al bambino, un'ora possiamo dire, perché alle 6 e mezza mangiano tutti i bambini e alle 8 sono già a letto. Vedi, io vivendo in questo istituto, gli assistenti che ci sono ogni giorno mi dicono che devo andare via, capisci, perché non posso più stare là. Siamo arrivati ad aprire queste comunità in modo che quando la ragazza madre decide di sedere il bambino con sé, sia aiutata a poterlo tenere veramente.
dove c'è una struttura che le permette di poter accudire il figlio, di poterlo seguire in tutte le evoluzioni della crescita. Perché vengono qui? Perché moltissime genitori non sono d'accordo, o non lo sanno, o non riescono ad accettare ancora il bambino, il fatto stesso che siano incinte. Perché io, padre e bambino, non ci vediamo più, insomma, ci siamo lasciati e il bambino lui non l'ha accettato, allora io ho preferito tenermi il bambino che piuttosto di stare con lui. E adesso niente. Però quando ho avuto il bambino, i primi tempi lo trascuravo, non è che lo guardassi, cioè ero in crisi, no? Non mi interessava, come dico, cioè non lo volevo neanche io la bambina ai primi tempi. Poi un assistente sociale del mio paese mi ha detto che c'era questa comunità qua, mi ha mandato qua, che insomma io mi trovo abbastanza bene. Comunque sono contenta perché mi ha fatto cambiare abbastanza. Al di là della fantasia, del desiderio della maternità, stare insieme significa anche verificare cosa significa tirar su un bambino, cosa significa svegliarsi di notte, cosa significa seguire i suoi ritmi, i suoi bisogni. La lunga permanenza evidentemente qui o altrove è senz'altro nociva, perché finisce per istituzionalizzare madre e bambino. Proprio perché il rischio più grave è permanere nel sistema assistenziale con tutti i danni che ne derivano. Sì, però un poco meno. Quasi mai, non c'è niente da leggere. Caro sindaco, sono figlia di veneti arrivati a Torino 25 anni fa e adesso tornati nel Veneto per la vergogna di avere una figlia ragazza madre. Cacciata da casa con la creatura nata da un amore sbagliato. Dopo molto peregrinare ho trovato ospitalità presso l'asilo della ragazza madre in corso Giovanni Lanza, dove vivo da quasi un anno. I posti sono pochi e devo lasciare il mio letto e la culla ad altre sfortunate. Dove posso andare? Non so più cosa fare, mi aiuti. Case a Torino non ce ne sono, solo qualcuno promette, a patto di andarci a letto. Scrivo con le lacrime agli occhi, se non mi aiuta mi butto sotto il treno. Sera 5.000 lire ho speso. Che, dove sei andato? A ballare, in discoteca. Ah, con chi? Con Barba? Gliel'hai pagato te? No, non gliel'ho pagato io, anche perché avevo solo quelli, i soldi. Poi Barbara ce n'aveva soldi. Ho pagato lei. Ma è torinese? Chi, Barbara? Perché ti risulta che a Torino ci sono dei piemontesi? Qua in Italia c'ha la possibilità di farsi soldi, se li fa e se ne vuole un cazzo degli altri. Perciò l'Italia secondo me è tutta una corruzione, per adesso. Senti, i giornali li leggi tu? Sì. Cosa ti leggi dei giornali? Solo lo sport oppure tutto il giornale? Ma lo sport mi piace. La politica? La politica... Non lo so, non c'ho un'idea ben precisa per adesso, così non ho mai pensato a interessarmi di politica, anche perché appunto prima non so, non ci avevo mai pensato anche perché per quello che facevo, cioè in pratica così vivevo in mezzo alla strada e bravo, tutte le cose insomma che c'era a fare soldi. Ho smesso di rubare, di frequentare certi ambienti, anche perché sono stato molto aiutato così dai ragazzi della squadra con tanta pazienza anche, diciamo. Perché che squadra? Una squadra
che ci autogestiamo noi in pratica. Ma di che cosa? Di calcio. Di calcio. Sì, mi hanno aiutato a smettere perché si sono affezionati veramente a me, non è come gli altri amici che avevo prima, magari mi... così erano amici con me solo perché pensavano che io, non so, ero capace a rubare, di fare soldi. Invece loro, il mio inserimento in questo ambiente così, in primo momento, sembrava difficilissimo così. Perché infatti si era fatta una riunione per discutere di questo inserimento in squadra così di me. E c'era stato un po' di casino. E c'era stato un po' di casino perché... Eri emarginato? No, non ero emarginato. C'era qualcuno che non aveva fiducia in me così perché... C'era anche qualcuno che c'aveva paura. Mi conoscevano già prima e sapevano, insomma, quello che facevo. Poi avevano un po' paura, no? Perché loro... Diciamo che questa più che una squadra è una famiglia perché... La squadra viene in un secondo momento, però in primo momento penso che più che altro si discute moltissimo anche dei problemi personali di ogni ragazzo. Mi vogliono bene veramente, cioè l'amore è anche parlare con una persona, esprimerti, dirgli i tuoi problemi, cercare di capirti. E cosa pensi di fare? Desideri. Ma desideri così il futuro non è che... Mi aspetto la luna, chissà cosa, ma almeno appunto, come dicevo prima, almeno un lavoro che posso stare bene, che guadagno abbastanza per andare avanti. Trovare una persona che ci stia bene veramente insieme e che, niente, costruirmi una famiglia con lei, vivere bene, senza la preoccupazione di... dovermi girare sempre indietro per paura o di vedere una macchina della polizia così e scappare. Che è bocciato di nuovo, sempre quello così. No, no. Cosa è stato questi signori qui? Sono piemontesi o meridionali? Piemontesi. Si vede, eh? Sono piemontesi balurde. Ma tu il fagiano poi non me l'hai insegnato.
No, perché io ti insegno il piemontese solo se tu mi insegni il foggiano. Mamma. Mamma. Come va, va? Andiamo. Andiamo. No. Come si dice? A Munini. No, no, no. Come no? Io ho detto a Munini. No, no, ma non è così. Ma si dice a Munini. No, vabbè, non si dice a Munini. Ah, non me l'hai raccontato della fidanzata, però? L'ho conosciuta. Quando andavo a casa di sua, che mia sorella lavora là. E quell'uomo che hai mangiato prima, perché gli viene a parte uno uguale? Gli fa male. E perché gli fa male? C'è la diarrea. Ma di queste cose qui che hai visto, qual è quella che ti è piaciuta di più? Niente. Vedere l'aereo. Ma vuoi andare a vedere l'aereo all'aeroporto? Sì. Da vicino, a toccarlo? Vorrei che vola. Sì. È lungo poi, vero? L'aereo. Torino, 14 luglio 1975. Egregio signor sindaco. Torino, la città signorile, la città sabauda, la prima capitale d'Italia con tutte le sue tradizioni e generazioni, ha da oggi un sindaco comunista e una giunta socialcomunista. Torino non era mai caduta così in basso. Cosa ne sarà del bel tricolore italiano seppur da 27 anni mutilato nel suo stemma, sostituito ora dallo straccio rosso del marchese Berlinguer? Cosa ci sarà di tutto quel passato di spensierata romantica giovinezza Dorina Insegni? E quando il Palazzo Reale sarà adibito a pubblico cesso della manovalanza proletaria? A quando gli arresti notturni, le deportazioni e le fucilazioni in piazza San Carlo? Povera Turin, come c'è mai cascambas. Vorrei che vola! È la villa della tesoriera, che è villa fatta costruire dai Savoia per la loro residenza estiva e anche perché si trovava sulla strada per la Francia. Nel 59 questa villa fu ceduta dai Savoia ai Gesuiti. E la cifra grosso modo era sugli 800 milioni. Peyron, che era sindaco di Torino, fece finta di niente per quello che era l'intervento del comune, anche perché era legato ai Gesuiti. Fu costretto a dire, vabbè, possiamo riacquistarla dai Gesuiti, proponendo però un acquisto a 1.200.000.000, cioè si trattava di 400 milioni nel giro di pochi giorni, al che ci opponemmo. I gesuiti qui cosa fecero intanto? Ne fecero un club privato di questa parte, un club privato dove c'era un ristorante, c'erano sale di intrattenimento, ecco, qui continuavano ad esserci grosse feste, continuavano ad esserci matrimoni, naturalmente un certo tipo di gente che non era quella del quartiere, no? Fino al 1975 continuavamo a vedere questa villa dal di fuori, appunto perché non potevamo accedere. Con la nuova giunta di sinistra, nel 1975, il primo obiettivo fu l'acquisto di tutta questa parte a parco ed anche villa per noi cittadini. Ecco, che cosa i cittadini del quartiere hanno proposto per questa villa? Qui ci sarà una biblioteca musicale, perché qui si faranno anche concerti, si terranno possibilità di sentire dischi. Oggi come oggi ci sono una scuola elementare, una scuola media, si sta costruendo un asilo nido e sta per entrare in funzione una scuola materna. Con questo si risolve completamente il problema delle scuole nel quartiere. Ecco, vedi Massimo, sai che cosa sono questi? Sono dei poliziotti che stanno così puntando il fucile perché in questa caserma, la caserma La Marmora, c'è stato un processo. Il processo delle Brigate Rosse. Il processo è avvenuto all'interno di questa costruzione. Questa è una costruzione che si trova all'interno del parco dell'ex caserma La Marmora. All'esterno, prima del quartiere, cioè della città di Torino, c'era tutto un muro che impediva alla gente di entrare. Il quartiere poi
oggi è, ha riconquistato questa struttura e questo spazio per una scelta politica precisa, scelta che oggi mi pare si concretizzi con questa occasione pubblica di festa. Questo è il parco della Pellerina. Era una specie di brughiera, di zona abbandonata, quasi un segno di decadenza della città. In questi 4 anni è stato trasformato, recuperato in un grande parco, forse uno dei più grandi parchi d'Europa, ecco, perché sono 800.000 metri quadrati. Sono tuoi cavalli? Non sono miei cavalli, i cavalli sono di quella cascina lì, che quella cascina lì è del comune e quindi è di tutta la città. Come si chiama? Quella cascina lì si chiama la cascina... I cavalli? Non lo so come si chiamano i cavalli, ti posso dire come si chiama... La cascina. La cascina si chiama la cascina La Marchesa, perché è una vecchia cascina di tanti, tanti anni fa, di 2 secoli fa. Questa cascina... che sarà mantenuta in parte come piccola azienda agricola, ci sarà però poi un centro culturale, una serie di sedi culturali, in modo particolare quelle che hanno particolare attenzione ai problemi della natura, ecco, ai problemi ecologici, quindi ci sarà anche un certo tipo di attività culturale dentro la cascina ristrutturata per i cittadini che vengono nel parco e possono avere dei punti di riferimento e dei servizi all'interno della cascina. Come ti chiami? Io come mi chiamo? Mi chiamo Diego, e te come ti chiami? Massimo. E cosa fai qui? Sto vedendo. Stai vedendo? Hai visto quello cos'è? Quello è un lago artificiale. Quindi c'è un lago, la gente viene qui a riposarsi, a fare dello sport, a camminare, a passeggiare. Ma anche questi grandi parchi vogliono avere questo obiettivo, non vivere chiusi dentro ognuno la propria casa di fronte ad un televisore e senza avere relazioni. E ritengo che al di là dei problemi finanziari che la città ha, della carenza dei servizi, c'è anche un problema proprio di scelta di vita, di modello di vita, di comportamento, di cultura. Direi che per il 50% i problemi di questa città sono problemi di tipo culturale, ovviamente in senso lato, cioè che non è vero che la gente si valuta in base non alla cultura, all'intelligenza, al modo di comportarsi, ma in base alla cilindrata dell'automobile che possiede. Ecco, queste categorie di valori io credo che vadano un po' riviste, senza imporre a nessuno, non è che vogliamo costringere la gente a vivere in un certo modo, vogliamo solo cercare di far capire alla gente che si può vivere in modo diverso da quello che i mass media, la televisione, un certo tipo di cinema, un certo tipo di stampa hanno messo in testa alla gente. Io potrei citare un episodio, sono andato in uno stabile di via Petrella, in una famiglia di una casa popolare, molto bella, molto ben tenuta, e ho contato 14 mobiletti lungo tutte le pareti. Pensavo che fossero delle piccole biblioteche chiuse, ho scoperto che erano 14 letti che alla sera vengono messi giù dove dormono i 14 figli di questa famiglia. Poi mi hanno portato nella camera da letto dei genitori, ho scoperto che la testiera del letto assomigliava a una specie di plancia di comando di un incrociatore, con pulsanti, cruscotti, lampadine, interruttori. E ai piedi del letto c'erano, ho contato ben 7 apparecchi, uno diverso dall'altro, televisione, bianco e nero, colori, mangianastri, mangiadischi, radio, filo di fusione e diavolerie di questo genere. Ora vorrei sapere, ho chiesto, ma leggete qualcosa, il giornale? Ecco, in quella casa praticamente non entra un libro, non entra un giornale. Chi ha messo in testa quel cittadino, quel lavoratore che per vivere è necessario avere tutta quella, quei marchi ingegni in casa? Io penso che si possa vivere in un modo diverso, che i modelli di vita che sono stati imposti nel cervello della gente possono essere modificati senza imporre nulla, ripeto, ma
facendo capire, soprattutto a partire dai ragazzi, formando dei cittadini diversi. Questo è l'impegno nostro. E se dovessi dare un giudizio circa ciò che è cambiato da Trevico a Torino ad oggi, direi che oggi siamo nella situazione di Torino-Trevico. Ma non perché la gente debba andarsene da Torino per ritornare ai paesi, o perché la gente se ne va, anche se questo è vero, ma perché il fenomeno, la realtà è diventata molto più composita, molto più varia. E io me la ritrovo così nella scuola. Da quel tempo ad oggi è cambiato anche per me il lavoro. Prima lavoravo per gli immigrati e adesso sono insegnante di religione in un istituto magistrale. E mi viene da dire che lavoro per i figli degli immigrati. Ritengo che quando si potrà scrivere una storia di questo periodo si potrà constatare che molte delle cose nuove che si sono verificate nella società di oggi hanno come innesco il fatto dell'immigrazione. Ah, Trevico, è un grosso paese? No, 1000 abitanti. Quel paese, certamente. Il più bello di Torino. Ti è venuto chiamato dalla Fiat? L'immigrazione ha portato forze nuove, forze fresche, forze vitali, che hanno innescato dei movimenti di rinnovamento della società. Questa è la mia opinione. Io ricordo una delle ragazzine mie allieve che, finita la quarta magistrale, veniva qui alla fine di agosto, mi ha lavorato per diversi mesi per fare questa cooperativa. Un giorno trovo suo padre, che non conoscevo, il quale mi racconta, ed erano gli anni di Trevico Torino, che ha dormito per 6 mesi su una panchina per poter aiutare la famiglia che era ancora in meridione, dopo aver fatto l'esperienza della Germania. E questa ragazzina adesso fa medicina, è iscritta al primo anno, studia, era in questa situazione, quindi ha avuto una partenza ben difficile, come moltissimi altri hanno avuto. Rispondo che il figlio di Fortunato ha delle difficoltà, però ritengo che possa realizzare in qualche modo il nome simbolico del padre. Questo è il discorso. Io credo che con molta onestà, anche onestà intellettuale, di chi è nato e vissuto in questa città, che ha fatto per tanti anni il cronista, il giornalista qui a Torino, posso dire che questo messaggio di fiducia e di speranza è fondato su basi reali, cioè ci sono tutte le condizioni per guardare al futuro, malgrado tutto quanto ci sta capitando attorno, con un certo senso di fiducia e di speranza. Ma questo dipende molto dalla partecipazione di tutti i cittadini, non può questo essere un compito demandato soltanto ad una parte della città, ad una forza politica o al comune come istituzione. Se tutti i torinesi, se ognuno farà la propria parte, secondo le proprie convinzioni, secondo le proprie idee, ma se riusciremo tutti assieme a riproporre al centro dell'attenzione l'uomo, i suoi bisogni, le sue aspirazioni, io credo che ci siano le condizioni per avere questa città diversa e viverla in un modo diverso.
salotti, rustici e moderni, soggiorni, sale da pranzo, camera da letto, eccetera.